a tutti e benvenuti nella mia cucina. A voi capita di sognare, tipo, di cucinare qualcosa? Bene, a me capita spesso, forse perché ho sempre le mani in pasta, sempre perché cucino, non lo so. Comunque, ho sognato questa notte di preparare degli spiedini con della carne trita e filanti avvolti nella pancetta. Sicuramente sarà stato che qualche giorno fa avevo visto un video su TikTok. Ci serviranno 1 chilo di tritato. Ovviamente io ne sto utilizzando 1 chilo, ma voi ne utilizzate in base a quante persone siete a casa. Noi siamo 5, quindi per 5 persone. 1 chilo di tritato di vitello. La pancetta. Per quanto riguarda la pancetta, io ne ho comprata 200 grammi. Non so se è tanta, perché poi la pancetta dovrà essere avvolta negli spiedini. 2 uova intere, sale quanto basta, pan grattato quanto basta. Per fare il cuore filante, in alcuni metto la mozzarella, quella per la pizza, in altri invece metto il galbanino. E poi ovviamente ci serviranno i bastoncini di legno, quelli per gli spiedini, appunto. All'interno della carne trita vado ad inserire le 2 uova intere. Metto il sale. E una cosa che già mi stavo dimenticando è il grana padano grattugiato, una manciata, circa 50-60 grammi. Vado a tagliare il grana padano per andarlo a grattugiare. Mentre che ci sono, vi ricordo che nel video precedente, non so se avevate visto, avevo fatto la recensione di questi coltelli della Cecotec. Bene, adesso vi faccio vedere come funzionano bene. Guardate. Sono spettacolari questi coltelli. Sotto nell'info box vi metto il link per dare un'occhiata se le volete acquistare. Adesso vado a grattugiare il grana padano. Grattugio direttamente all'interno della ciotola con il tritato e l'uovo. Ah, un'altra cosa, se sentite cinguettare è perché a casa ho 4 pulcini. Che avevo fatto la prova ad incubare e dopo 21 giorni hanno fatto la schiusa e quindi ci sono i pulcini a casa. Dopo aver grattugiato il grana padano, adesso possiamo andare ad impastare con le mani, ovviamente. Se dovesse risultare morbido, troppo morbido, allora mettete il pan grattato, tipo io un po' lo metto, ne avrò messo circa 30 grammi. Bene, il tritato è pronto. Vi faccio vedere la consistenza. Vedete? Questo è quello che dobbiamo ottenere. Mettiamo per adesso da parte. Prendiamo il tagliere, vi faccio vedere l'altro coltello della Cecotec. Adesso vi faccio vedere questo piccolino. Vado a tagliare la mozzarella. Sono super taglienti, dobbiamo stare attenti, se no ci trangiamo le mani. Lo taglio per lungo e spesso circa 2 centimetri. Guardate come taglia. Ecco, quindi questa mozzarella io la divido in tre e per ogni pezzo lo divido in due. Sempre per lungo, ovviamente. Dobbiamo ottenere questo.
è troppo lungo, poi lo tagliamo in base alla misura dello spiedino che dobbiamo realizzare. Io per adesso lo lascio in questo modo. Adesso vado a tagliare anche il galbanino. Quindi tolgo la cera, cioè vedete che sono taglienti, super taglienti. Faccio la stessa cosa con il galbanino, quindi prima lo taglio a metà. Ok. Poi lo taglio nuovamente a metà e ricavo quattro pezzi belli spessi, vedete? Così. Stesso discorso della mozzarella, li lascio per adesso lunghi, poi li taglio in base alla misura dello spiedino. Possiamo iniziare a preparare gli spiedini. Prelevo un po' di tritato. Così. Creo un ovale, schiaccio e vado ad inserire la mozzarella. Vedete che è lunga, allora io la taglio a misura. Adesso è perfetta. La avvolgo in questo modo. La devo avvolgere tutta. Dopodiché prendo lo stuzzicadenti e lo infilzo. In questo modo do la forma precisa. Ovviamente lo stuzzicadenti è lungo, poi lo taglio. Dobbiamo ottenere questo, vedete? Adesso dobbiamo prendere la pancetta. La pancetta è rotonda, la fetta, no? Quindi noi la dobbiamo tagliare da un lato e dobbiamo ottenere questo. E la avvolgiamo in questo modo. Dobbiamo essere precisi, mi raccomando. Perfetto, vedete? Dobbiamo ottenere proprio questo e lo adagiamo all'interno della teglia con la carta da forno, però io prima vado a tagliare lo stuzzicadenti. Ecco qui, guardate che sono belli. Faccio la stessa cosa con tutti gli altri. Ve ne faccio vedere uno con il galbanino, così io poi faccio tutti gli altri. Quindi, sempre solita cosa, dobbiamo prendere un pochino di tritato. Formare un ovale prima, schiacciare e mettere all'interno il galbanino, togliere l'eccesso. Avvolgiamo il galbanino all'interno, mettiamo lo stuzzicadenti. Ok. Adesso lo aggiustiamo per bene e vado ad avvolgere la pancetta. Bene, metto la pancetta perché
Rilascerà il suo grasso, quindi manterrà la carne morbida e non si seccherà. Dopo averli preparati tutti, mi era rimasto un pochino di tritato, ho messo all'interno la mozzarella e poi mi era rimasta anche l'ultima fetta di pancetta e l'ho avvolta in questo modo. Mentre questa qua ho preso due fette di pancetta e l'ho arrotolata non in questo modo, ma la fetta era intera, l'ho lasciata. Adesso vado ad infornare a forno già preriscaldato a 180 gradi, ventilato statico va bene lo stesso, e il tempo di cottura ve lo dico alla fine. Sono trascorsi 35 minuti circa, sono pronti. Ovviamente questo dipende sempre da forno a forno. Adesso vado ad impiattare. E i miei spiedini di carne trita con cuore filante e pancetta sono pronti. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Voglio mostrarvi il cuore filante, quindi tolgo lo stuzzicadenti, taglio proprio al centro guardate. Cottura perfetta. Guardate Guardate che meraviglia. Finalmente papà è tornato a casa, quindi prova assaggio. Allora, intanto come stai? discreto, né tento e manco buono. No, che stai bene, si vede anche in faccia che stai bene. Da Si dominzo. sono preoccupati davvero in tanti. Lo so. Tanti, tanti, tutti che mi scrivevano in privato, come sta papà, come sta papà. Quindi abbiamo tanti, tanti amici. Sei Grazie, pronto per ritornare alla carica? grazie. Cosa stai facendo? Sì. Sto tagliando un pezzettino di come si chiamano? Spiedini Spiedini. dal cuore filante con pancetta. Spiedini dal cuore filante con pancetta. Ora vediamo se lo posso fare con la farina, come lo mangio. Vediamo come lo sape. Aspetta, brucia. E tu soffia piano piano. Ciao. Buono. Buona, buona. Buona, buonissima. Buonissima, meno male, dai. Ora ti riprendi anche nel mangiare, visto che là ti davano pastina La pasta e la regata. pasta rigata che a mio papà non piace. Ammi, va bene. Buono. Saluta. E Ciao a tutti, domenica, buon pranzo. grazie. Grazie, grazie a tutti. Ciao ciao. Ciao.